Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo del mio setup fine 2017. E per farvi apprezzare meglio dove faccio simulazione ai video, ho installato una seconda telecamera. Quindi ragazzi, iniziamo subito facendo le solite premesse. Io ragazzi sono un dilettante, un amatore, un appassionato come voi. E questo è il mio umile mondo e oggi voglio farvi partecipare e fare un giro di giostra in cui, insomma, utilizzo i simulatori, dirvi cosa utilizzo e soprattutto, insomma, condividere sempre con voi la nostra passione. Quindi ragazzi, siate clemente se notate qualcosa di dilettantistico, perché è così e quindi è così. Allora inizierei subito a parlare della location. La stanza, quale location, ragazzi? La stanza, io mi trovo nella mia lavanderia che ho diviso a metà insieme a mia moglie, in cui c'è zona pulizia, diciamo lavatrice, lavastoviglie che sta già girando dietro, asciuga panni, congelatore, ferro da stiro, e c'è anche un armadio dove ci sono le patate, i sacchi della spazzatura, che ogni volta cerco di togliere dalle inquadrature, ma in questo caso l'ho lasciato apposta così. E da questo lato appunto c'è la mia postazione in cui faccio appunto simulazione e i video che pubblico su YouTube. Inizierei subito a parlare della postazione che utilizzo appunto per mettere il mio volante, la pedaliera e il mio sedile che ho cambiato. Sì, perché prima era un FK Racing, perché questa postazione è la GTD Seat, il quale vi invito a vedere la video recensione che trovate appunto sul canale, quindi non entro nel dettaglio. Così come il mio volante, che è un T300 con un Ferrari F1 add-on well, con lì il Ferrari GTE e la Club Sport, che trovate sempre sul canale, ragazzi, trovate sul canale le mie recensioni e quello che ne penso appunto di questi aggeggini accessori. Dimenticavo! Guantini Decathlon da 10 euro, ragazzi, questi qua indispensabili, se no i calli qua e il mal di mani con sti volanti con questo super force feedback, altro che sparco 150 euro, ragazzi. Dopodiché abbiamo come sistema audio appunto per il coinvolgimento per il suono un Plaktronics 780 che mi fa da cuffia e da microfono, molto molto comodo per avere il sound più, diciamo, senza casco. Ho un sistema Dolby Surround e un Onkyo, un TX-NR609 5.1 con tecnologia THX, che è veramente fantastico. Dopodiché non l'ho esposto, ma normalmente c'è l'HTC Vive che conoscete bene, insieme a tutta la strumentazione per un grande coinvolgimento nella simulazione. E dopo c'ho anche il Backkicker Gamer 2, che anche qui vi invito ad andare a vedere il video sul canale in cui ne parlo ampiamente, c'è proprio un video dedicato, e anche lì siate clementi perché sono veramente i miei primi video nella mia vecchia casa. Insieme a tutto questo ho un monitor Yamaha, sì, da 27 pollici, in attesa di installare il mio triplo screen, ne ho già anticipato in qualche video. È un 27 pollici compatibile in 4K con un millisecondo di risposta, quindi un'immagine molto 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 rapida a 144 Hz, molto molto bello. Per quanto riguarda il PC che utilizzo, è un Intel i7 6700K con 24 GB di RAM, perché purtroppo una barretta è andata a farsi benedire. Ho due hard disk, un SSD da 240 GB dove ho installato il sistema operativo per velocizzare il tutto, e un altro disco duro da 2 TB, adesso non mi ricordo la marca, ma trovate tutta la descrizione, le specifiche del mio hardware appunto nella descrizione. Cercherò di aggiungerne un altro per cercare di velocizzare un pochettino l'esecuzione dei giochi, perché l'SSD è, diciamo, un disco fisico molto più rapido. E come scheda video ho una Nvidia 1070 GTX, che spero di poter cambiare con una 1080 Ti appunto per gestire meglio il triplo screen che spero possa arrivare.
in termini di hardware ho anche un altro computer con una 970 dall'altra parte, un mio ex PC game dove effettuo il video editing appunto dei video che pubblico su YouTube che ho dato a mia moglie e che gli prendo in prestito molto spesso appunto per creare i video. E questo per quanto riguarda il gaming, credo di aver fatto il giro, sì, ho una tastiera G9 Expert G-Skill, una cosa del genere, poco importa la tastiera, per a noi quello che ci interessa è il volante e la pedaliera, ragazzi. È un mouse ad alta definizione che avevo comprato quando giocavo anche agli FPS, ma che va benissimo anche per selezionare i menu dei nostri simulatori. Quindi questo qua è quello che utilizzo per far girare i miei simulatori e che, insomma, che vi propongo con i miei video. Per quanto riguarda invece la realizzazione dei video, inizierei subito con questi qua, ce n'è un altro qua, si chiamano softbox, che danno una certa luminosità e che appunto illuminano meglio, insomma, i soggetti che stiamo inquadrando. Dopodiché ho tre telecamere, una in particolare questa qui che sta riprendendo, è una reflex Canon EOS 600D che tutti conoscono, versatile, fantastica, di facile utilizzo, che sì, utilizzo per fare video, lo so che alcuni mi ammazzeranno perché dicono che non si fanno video con le reflex, ma mi piace talmente tanto lavorare con questo apparecchio qua e anche la qualità che mi dà che non riesco, mi piace troppo questa reflex. Dopodiché ho una simil GoPro, che è una Vivitar, che ho pagato forse manco 50 euro con tutti gli accessori, che la utilizzo per fare inquadrature particolari, riesco ad attaccarla qui al petto, sulla testa, quando vi faccio alcuni video dove voglio riprendere come guido, ma la utilizzo anche per fare sport estremi come la bicicletta, quando vado a passeggiare, e quando faccio soft air, questo è un po' più spettacolare. E dopodiché ho una bella GVC 1080 che vedete qua, l'inquadratura, che utilizzo un po' meno perché credo che la qualità sia un po' diversa rispetto alla mia reflex, ovviamente, e che ho lasciato qui per farvi apprezzare un po' la postazione da questa parte qua. E dopodiché queste telecamere appoggiano su tre piedi, uno che è una cinesata da 30 euro in plastica che non tiene niente, e poi questa qua, questo Daima SV Tripod vintage che ho recuperato, che apparteneva a mio papà, che mi ha ceduto e che non cambierei per nulla al mondo, molto pratico, resistente, fantastico. Quindi questo qua è per quanto riguarda il video e l'audio. E aggiungerei che ho un 28-105 sempre per la Canon, obiettivo, questo qua che non utilizzo mai è un 35-80, e poi il bokeh da 50 mm che tutti amano tantissimo perché riesce a fare lo sfocato dietro. E per quanto riguarda tutto quello che è il microfono, c'ho un microfono da cravatta che è qui, che ho pagato 12 euro, marca Boya, pensate un po', e poi c'ho un Neuer microfono da tavolo con l'antipop, quello là per fare i podcast, è molto indicato. Quindi ragazzi, mi sembra che abbiamo fatto il giro di quella che è la mia postazione, il mio setup, la mia strumentazione per fare sia video che appunto simulazione. Io sono contento di avervi fatto partecipare un po' al mio mondo e in questo modo che appunto riesco a condividere con voi la nostra passione comune. Poi il bello è che adesso la comunità, insomma, sta crescendo e ci stiamo incontrando un po' su Steam, quindi non esitate ragazzi a chiedermi l'amicizia su Steam. Io sono Fabri78 e il mio avatar, per non sbagliarvi, è Assassin's Creed. Quindi ragazzi, penso di aver fatto il giro di tutto, io spero che vi sia stato di gradimento, non esitate a lasciarmi un like e un commento, non esiterò a rispondervi, e se non l'avete già fatto, iscrivetevi, tanto è gratuito, e ricordate la campanellina qui sotto per essere notificati quando carico un video. Ragazzi, da Fabris è tutto, ciao, alla prossima!